Morgan e l'orologio senza tempo. Benvenuti in Kiwi! Bella a tutti ragazzi, Shokari! Benvenuti e bentornati! Oggi, come avete letto dal titolo, andremo a vedere e a leggere alcune piccole parti del libro Morgan e l'orologio senza tempo, cioè andremo a leggere giusto l'introduzione, perché sennò sto video dura una fracca di tempo. Quindi andremo a leggere solo l'introduzione e vedere se la cosa ci può interessare, se ci mette curiosità. Prima di iniziare, però, ragazzi, vi voglio ricordare di iscrivervi al canale, attivare la campanella, mettere like, commentare, fare tutte le cose che dovete fare. Sempre, mi raccomando, ragazzi, mi raccomando. E poi andate a vedere anche Morgan e l'orologio senza tempo su Instagram, che ha fatto quel che ha scritto questa bellissima raga, no, questa bellissima ragazza Silvia Rocuzzo, che è la scrittrice, la scri, scri, si dice così, scrittrice di questo libro Morgan e l'orologio senza tempo. Quindi dai, andatela a trovare su Instagram e poi comprate anche il suo libro. Ok, ragazzi, quindi andiamo subito a vedere questo libro, che è un libro fantasy che ha scritto questa scrittrice. L'R non le riesco a dire. Questa scrittrice. Ok, ragazzi, andiamo subito a vedere se ci mette curiosità e se ci può piacere. Speriamo di leggerlo in maniera decente. Allora, iniziamo a leggere l'introduzione. Speriamo che leggo decentemente e speriamo. Allora, iniziamo subito. La nebbia era molto fitta ed era notte fonda ormai. Il cielo tenebroso si specchiava nelle calme acque del Mar dell'Oblio, dove una nave scivolava indisturbata. A bordo, nonostante la tarda ora, Morgan cominciò ad aprire gli occhi. Sentiva una leggera brezza accarezzarle il viso e scompigliarle appena i capelli. Ancora assonnata, notò che si trovava sul ponte della nave e la cosa la turbò. Avrebbe dovuto essere nella sua cabina. Allora capì che non si trattava della Queen Morgan e la brezza le fece rabbrividire ed era diventata gelo. Si guardò meglio intorno, ma non riuscì a distinguere molti particolari. Le vele erano spiegate e la nave avanzava, ma a bordo non c'era nessuno, eccetto lei. E quando si fu avvicinata al timone, vide che oscillava piano, senza che nessuno lo guidasse. Un altro brivido gli attraversò la schiena. Mentre cercava ancora di capire dove si trovasse, sentì di dover cercare qualcosa di molto importante, senza sapere perché. Intravide una scala che portava sotto coperta e decise di scendere. Ogni suo passo era cauto, cercava di non far rumore, anche se non riusciva a capire del tutto i suoi passi sul pavimento. Terminate le scale, piombò nel buio di un corridoio e si ritrovò accompagnata solo dal rumore del suo respiro. Cominciò ad avanzare alla cieca, costeggiando le pareti di legno. Sentiva che in fondo c'era ciò che cercava e, nonostante non vedesse ad un palmo dal naso, continuò percorrendo. Ad un certo punto urtò contro una parete. Poi, quando ebbe realizzato che si trattava di una porta, a tentoni cercò la maniglia. Quando l'ebbe toccata, due candeli sulle pareti del corridoio si accesero. Morgan staccò la mano di colpo, spaventata, e tornò il buio. Anche se la cosa la riempiva di inquietudine, sentì che il suo respiro le aveva suggerito la cosa giusta. Doveva oltrepassare quella porta. Pose di nuovo la mano sulla maniglia e le candele si accesero come avevano fatto poco prima. La giovane scostò delicatamente la porta che cigolò. Si trovò di fronte un locale disordinato, al centro del quale vi era uno scrittoio inondato di carte. Un piccolo sgabello di legno era posto lì a fianco e dei fogli dovevano essere scivolati dallo scrittoio su di esso per terra.
La lampada d'olio illuminava debolmente l'ambiente di una luce giallognola. Morgan vide un letto dalle lenzuola scomposte, come se ci fosse stato qualcuno fino a poco prima. Posò ancora gli occhi sullo scrittoio, ma eccetto le carte ed una penna nel calamaio non vide niente di interessante. In un misto di foga e rabbia non si seppe spiegare, lo rovesciò con tutto ciò che vi trovava sopra. La lampada d'olio cadde per terra e delle vivide fiamme si propagarono sul pavimento di legno. Fu allora che vide qualcosa luccicare sul pavimento alla luce di quelle fiamme. I suoi occhi brillarono, raccolse il piccolo oggetto rotondo metallico e lo osservò. Ciò che teneva tra le dita era un piccolo orologio da taschino in argento brunito. Guardandolo meglio, vide le lancette, tutte e tre ferme sulle ore 12 esatte, sentendo il calore aumentare sempre più a causa dell'incendio che si stava sviluppando, cercò di uscire dalla stanza, ma una delle trave infuocate le sbarrò la via di fuga. La maledisse e poi voltandosi notò una vetrata rotta. Avvicinandosi si sporse giù e vide il mare nero attendere placido. Rimanere là dentro significava andare incontro a morte certa ed era meglio saltare. Chiuse gli occhi stringendo forte l'orologio nella mano. Poi si lasciò andare e cadde nell'oscurità totale. E cosa successe dopo? Me lo leggerò io per i fatti miei. Nel frattempo a voi vi è venuta curiosità, vi è piaciuto questo prologo? Prima di commentare di cosare, raga, io ho letto de merda, questo lo so, spero di aver letto decentemente in maniera comprensibile, non lo so, tanto poi in montaggio ci attacco meglio le cose. Speriamo esca una cosa decente e quindi mi scuso con Silvia Rocuzzo di come ho letto, però è proprio il massimo che potevo fare. Vabbè, quindi ragazzi, che piace questo, è solo l'introduzione e l'introduzione. Quindi questo ha preso l'orologio che ha trovato nelle fiamme, che sarà un orologio dal titolo, sembra tipo un orologio dal titolo, sembra tipo un orologio che ti fa viaggiare nel tempo. Questo non lo so, lo andrò a leggere tra poco per i fatti miei, se no vi spoilerò tutto e poi il libro nuovo qua, vi dovete comprare il libro per capire cosa succede dopo, Quindi ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questa introduzione, anche di come vi ho letto questa parte qua di intro, diciamo. E quindi vi è piaciuto? A me sinceramente, per essere io, non sono una persona che legge molto, credo si sia capito, quindi nel caso quindi non sono una persona che legge molto, e quindi però sinceramente mi ha messo curiosità, devo essere sincero che mi ha messo curiosità per vedere poi come si evolvono le cose dopo che fa il salto, che fa, si trova nel mare, nel mar dell'oblio, e che fa, che cosa succede, non lo so, lo leggerò tra poco. Io non è che posso dare un voto, un giudizio, perché non è che io sono una persona che legge molto, credo si sia capito da come ho letto poco fa. Quindi io posso solo dire che a me mi ha messo curiosità sinceramente, e tra poco poi me lo vado a leggere con calma, vedo piano piano, mo leggo, vedo cosa succede. E quindi voi nel frattempo, ragazzi, andatevi a leggere il suo libro, che se voi comprate Silvia Rocuzzo, vi lascio anche il link qua sotto in descrizione, se lo riesco a trovare il link per comprare il libro, ve lo lascio qua sotto in descrizione, sta qua sotto, se lo trovo andate a contattare Silvia Rocuzzo, che metterò sempre il suo profilo qua sotto in descrizione, insomma, capito, raga, la potete contattare e trovare facilmente, diciamo. E ci vediamo ragazzi al prossimo video, che sarà Ti spazzo in due. Mi raccomando ragazzi, scrivete qua sotto nei commenti cosa ne pensate. Shagari!